Eccoci qui nel momento di depottamento. Facciamo vedere con questo ombretto che è proprio di Kiko. Allora, prendiamo le pinzette e spingiamo, come si chiama? Non so. Il bordino nero, insomma, che si trova, Facendo un po' di leva. facendo un po' di leva. Il bordino nero che si trova proprio intorno alla cialdina, che come vedete, si leva facilmente. E con le pinzette prendete la cialdina. Anche se questo è un ombretto Kiko, non entra. Aspetta, mi metterlo. Non entra precisamente all'interno della palette, ma rimane. Sarà un millimetro. Comunque rimane un pochino larghino. Per questo ho messo un po' di Bostik. Anzi, no, Bostik di artiglio, questa qui. E ora sta un attimo asciugando e la mettiamo e poi mettiamo la cialdina in modo tale che sono sicura che non mi cade, insomma, e faccio disastri. Proviamo. Con la pinzetta cerchiamo di metterla magari un pochino meglio, ma anche se non ci si riesce, amen. Allora, per gli ombretti che non sono Kiko, quindi Essence, Puma, c'è un problemino tecnico, perché non so se voi da qui lo riuscite a capire, non c'è proprio lo spazio per andare con la pinzetta a tirare la cialdina e non c'è la placca da rimuovere come quello là Kiko. Quindi stavamo veramente diventando pazzi. E abbiamo cercato un tutorial su YouTube e è apparso il tutorial di una ragazza che si chiama LadyWriter83 e appunto usava questo metodo, ovvero ho preso la piastra per i capelli, l'ho messa al massimo, che in questo caso è 240 gradi, ho messo sotto della carta da forno e l'ombretto così per 2-3 minuti. In questo modo la plastica, insomma, va a scaldarsi, rimane più facile e andremo ora a rimuovere la cialdina non più con una pinzetta ma con uno E spillo. ora piano piano con uno spillo andiamo a fare leva intorno. Comunque senz'altro è molto più complicato per gli ombretti che non sono Kiko. E la cialdina si stacca. Questo qui è il risultato finale. Come vedete, esteticamente, insomma, non è proprio dei migliori, eh. Però a livello di funzionalità, cioè ad esempio guardate questo vamp di pupa, quanto spazio intorno. Io su tutti tutti un goccio di colla, insomma, l'abbiamo messa perché altrimenti avevo paura che cadessero. Però, cioè, ve lo dico proprio sinceramente, se avete intenzione di fare questa cosa, non pensateci 2 volte, ma 10. Perché ci vuole una pazienza infinita e penso che il mio ragazzo l'ha fatto solo perché è San Valentino, altrimenti mi avrebbe detto butta tutto. Quindi, insomma, è abbastanza impiccioso da fare. È arrivato il regalo di San Valentino del mio amore, mi vuole riprendere. Posso aprirlo? Tra l'altro, vorrei precisare che questo pacco sta qui dalle 2 di oggi pomeriggio, ce l'ho davanti da tutto quanto il tempo. Non fare la buffona che l'hai palpato. L'ho palpato, ma penso che sia carta quella con le bolle. Eccoci qui. Abbiamo un attimino cambiato A risoluzione. parole tue. Perché col telefono c'erano un po' dei problemini tecnici. Comunque, nel frattempo, ho spacchettato. Convinto anche il mio amore a stare nel video. Mettete i pollici in giù perché ci sono anche io, mi raccomando. Come in giù. Perché ci sono io, se non Allora, mi io vuole. ci tengo a dire che lui ha scelto tutte le cose da solo, quindi pensate per prenderci su tutto quanto gli rompo le palle. La prima cosa che ho preso quando ho scartato è questo qui, che lo volevo provare da tantissimo, ed è lo shampoo secco della Batiste. E quello lì colorato che non si trova qui in Italia e ha preso appunto quello lì per medium e brunette, quindi castano, castano chiara. E sono curiosissima, oddio, tutto Beh. a posto. E sono curiosissima di provarlo. Poi
Ha fatto un po' il pazzerello, non doveva. Parole, parole, parole. E ha preso questa palette qui della Makeup Revolution, che cioè, ammiravo da tantissimo, ed è la Redemption Palette Mermaid vs Unicorn. Yes, baby. Yeah. Ed è bellissima. L'unico peccato è che arriva da leggermente, non so se lo vedete, leggermente tipo scheggiata. Dice che è bellissima, però ci sono anche io qua. No, aspetta, levo il frammento dentro. Cioè, guardate che colori spettacolari. Ma come parli? Guardate che colori spettacolari. Cioè, è bellissima. Potete tipo struccarmi e truccarmi adesso. È veramente bella bella. Dei colori wow. Wow. Wow, wow. Miau. Poi. Ta da da da. Sei tipo impassibile. La Sleek. Questa qua è la Vintage Romance, che onestamente è più bella da così che dalle foto, eh? Sì. Veramente bellissimo. Aspetta, qui però lo devo prendere lo spray che non spara flash. Ecco. Cioè, guardate quanto è bella. Anzi, dalla videocamera non rende nemmeno. Ci sono tutti quanti i viola sotto che sono stupendi. E tipo questi dorati qua sopra, bronzo, sono veramente bellissimi. Ehi, vai via con questi forbici che sono bellissimi. Tra l'altro sono tutti, tutti, tutti glitterati e satinati. Non sta facendo Giorgia Mastrota? Non vi stai convincendo all'acquisto? Fate attenzione. Sono tutti quanti glitterati e satinati, quindi quelli piacciono di più a me, tranne uno, questo qui, che è opaco. Bello, bello. Bravo, amore. Grazie. E poi... Ciao. E poi il pezzo forte. Tanto forte non è. Mazza, è bellissima. La Balm Voyage. Cioè, è con questa, così. Bon Voyage. No, vieni qua. Era per noi. Era tristissimo, amore. Non avrà riso nessuno. Se non avete riso, mettete un pollice in su. Se avete riso, un altro in giù. Voglio più pollici in giù che su. No, Pippi, ma li mettono, se dici così. Ah, tanto puoi. Ah, intanto il packaging, cioè, è fighissimo, come tutti quelli dei Balm. E poi si apre sia sotto, e ha questi che ho letto che sono dei lip and cheek, quindi quelli che vanno bene sia per le guance che per le labbra, quindi sia blush in crema che balsami labbra. E poi sopra 16 ombretti. Cioè, guardate quanto sono belli. Questo ancora non l'ho provato a swatchare, ora lo farò. Cioè, bello. Fermate! Quanto è pigmentato! Ma la so verde? No, ma vedete sto verde? Pensatelo sulla palpebra con un occhio chiaro. O magari con un occhio scuro. Ti metto in fronte. Poi, questa qua ha fatto l'ordine quando c'era la promozione della bustina con i 5 prodotti in omaggio, che è arrivata dentro... a questa bustina in stoffa, carino. E dentro c'era... Ah, vado in ordine di figaggine. Rilevanza. Di figaggine, ti dice, amore. Come sei volgare. Diciamo le cose un po' più... No, scrause, però... Come parli, oh? Dai, meno fighe, insomma. Allora, c'erano due smalti. Questo qui della Moët, che è... Come vedete, cosa sto facendo? È tipo un beige nude. Ed è precisamente... Color cacca per gli amici. Non è color cacca. E questo è lo shade 22. E poi questo qui della Essence, che è quello lì, infatti si chiama Cracking Top Coat, che è quello che poi sull'unghia non fa... è una droga. Non è una droga. Se siete drogati, cazzi non comprendetelo. No. Anche. Che fa sull'unghia tipo tutto quanto questo effetto crack. Perché è capace di usarlo, lo fa. È vero, a me io ce l'ho un altro di Kiko e non mi è mai venuto questo effetto, ma ora ci riproverò. Sono molto curiosa. Sarà una volta buona? Non lo so. Dubito. Poi, oddio, qual è più figo fra questi due? Non c'è stasera. Qual è più figo fra questi due? Questo. Mm-hmm. Poi... c'è un matitone labbra della Moët che si chiama
Power Put, ed è il numero, non ha un numero, ma il Justify, che a vederlo da qui sembra un sacco arancione, ma in realtà è un matitone di questi qui glossati, vedete l'effetto gloss, ma non è tanto arancione, diciamo è più rosa con una punta d'arancione all'interno, ed è davvero molto molto carino. Poi a me questi matitoni fatti così piacciono un sacco. Cioè per cacca, ma non lo vedo. Metti l'occhio, guarda in giù. Io vorrei far notare le ciglia del mio ragazzo. Aspetta, devi spostarti un po'. Ecco, esatto. Eppure vi giuro che non fa il session dall'estetista, a meno che non ci possa andare a mia insaputa. E lui vuole far notare che a lui non servono i mascara. Perché comprare un mascara quando si possono averle così di natura? Perché? Perché non tutti sono fortunati come te. Se la vi. Vabbè, comunque. È arrivato questo cazzo mascara della Makeup Revolution, che se non sbaglio è quello nuovo, che si chiama Amazing Volume. Questo me lo voglio aprire perché voglio vedere lo scovolino. Non quello del bagno. Il packaging è molto molto semplice. Nulla di che. Niente di particolare. Mi sento che c'è uno scovolino grande, non so perché. Per dare problemi. Ma guardate sporchi. Bello, bello. Da provare questo. Sì, concordo. Vuoi provarlo su di me? No. Ah, lo scolino bello cicciottello. Tu sei stupida. Mi hai fatto una sfortuna. Che secondo me darà volume. Boh, non lo so, voglio provarlo. La punta serve per l'interno dell'occhio. Per dargli quel volume in più. Ma fate attenzione che potrebbe fare di male. È finito, devo andare in giro. Il pezzo forte, tra l'altro queste le vedevo sempre sul sito, no. E sembrano tipo minuscole, io te lo giuro, questa me l'aspettavo tipo minuscola, ed è carinissima perché ha qui questi ombretti che tra l'altro a me sembrano davvero identici, magari un giorno faremo un video apposta o anche un trucco, alla Iconic 3, a me sembrano davvero identici. Poi c'è due blush, uno molto più rosato e uno meno. Come e l'illuminante. Un altro blush. Altri due di. Se lo sente mi odi, mi ammazza. Può darsi. E al centro un illuminante. È stato un piacere essere in questo video. Se non mi vedete più sapete il motivo. Ed è carinissimo secondo me questa. È bella bella. Quindi contenta anche degli omaggi di Maquillaia. Poi c'è, cioè, come sempre, lo specchietto, questa volta questo però non lo apro. Le caramelle che ora noi ci mangeremo. Ma sono bananose. Una sa di banana. No, è buona. Comunque. Che l'anteprima, diciamo, del regalo era questa scatola qui della collezione di Wycon. Che c'è il riflesso della luce, eccolo. Le armi di una donna risiedono. Perché te ne sei andato? Da mangiare. Risiedono nella sua pochette, il fascino nella sua intelligenza. Ed è carinissima. Ha il tappo così e penso di metterci i pennelli dentro. Quelli da viso magari sono un po' di più. E poi dentro, sempre della stessa collezione, c'era questo rossetto qui che vi avevo già fatto vedere anche nella prima parte del vlog, che si chiama Matte Vibe rossetto vellutato, ed è lo 05 rosa antico, ed è bellissimo. A me più che il rosa antico sembra tipo malva. Lamentarsi sta. No, non è rosa antico per me. È carinissimo il packaging perché anche qui c'è la scritta sul rossetto. Ed è questo colore qui. Ora ditemi se è rosa antico. È un rosa antico. Un pollice in giù. Eccolo qui. Cioè io lo vedo più malva perché comunque c'è una punta di viola all'interno. Vuoi arrivare un po' di swatch tra poco? Sì, se prendo pure il braccio tuo. Ed è completamente opaco. E la differenza con gli altri rossetti matte che ho
è che intanto è scorrevole da stendere molto, cioè proprio non sembra opaco quando lo si stende, e poi non fa l'effetto brutto che si assorbe sulle labbra, ma rimane proprio effetto... Così. Ma rimane proprio effetto labbra vellutate, è veramente bellissimo questo. Correte a comprarlo. E poi non la chiamate Giorgio, si offende. Poi, sto a pensare a che paletto sa domani. Poi, faccio vedere a voi i regalini che invece io ho fatto a lui, anche se non sono niente di che come questi. Pollicini su per quanto sono belli. Ah, inizio con una cosa. Una premessa. C'è una premessa da fare. E, ho preso questa cosa su uno shop di Depop, dove anche in passato avevo comprato, mi ero trovata discretamente bene. E l'idea, secondo me, di questa cosa era carinissima, ma mi è stata proprio smontata perché è venuto un po' bruttino, insomma, un flop. Allora, ora purtroppo ne ho solamente un pezzo da farvi vedere, ora vi spiego. L'idea è questa magliettina. Dov'è? Eccola. Questa magliettina che, come vedete qui, ha un tubo tipo Minnie con mezzo cuore e sotto la scritta Mrs. Poi ci doveva essere la corrispondente magliettina con il topolino, l'altro mezzo cuore scritto Mister. Vuol dire perché non c'è? Perché io avevo richiesto una S, ma quando è arrivato era palesemente molto 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 grande. Quando... Anche lì le taglie vanno al contrario, se chiedi una L ti arriva una A, S ti arriva un XL, se chiedi un XL ti arriva una S. No, ma poi la cosa un po' antipatica è stata che io ho scritto a loro dicendo che era palesemente grande, confrontandolo anche con altre sue magliette, che addirittura con altre magliette anche M era più, molto più grande, e mi sono sentita rispondere anche un po' mezzi alterati, stranili, insomma, esatto, alterati, e della serie che loro non avrebbero fatto resi, non avrebbero ridato indietro i soldi. Poi, visto che io ero talmente presa dal nervoso in quel momento, perché più che tutto io posso capire se c'è uno sbaglio, ma che mi rispondi così senza nemmeno controllare mi dà ancora più fastidio, quando l'ha aperta il 14, ha avuto lui la prontezza di leggere l'etichetta, che è quando il maschio è più intelligente della donna, e poi vi lamentate che vi fanno le battute su di voi. Allora io ho mandato a questo shop, insomma, la foto della taglia, dicendogli che in realtà era una M, che comunque per me non calzava come una M assolutamente, ma non una S, e quindi finalmente io l'ho potuta rispedire indietro, e ora sto aspettando che mi arrivi altro, dovrebbe arrivare domani, spero. Però insomma non penso proprio che riordinerò da questo shop. E poi un altro regalino era... Turu 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 turu. Per il mio bimbo. Amore, visto che finisce tutti i giochi un altro po'. Finiamo tutti i giochi. Sono passi da bambino te, no? Mentre io edito i video, lui gioca. Ti prendo a pizza. E ho preso Crash. Quindi è solo Crash? Il dominio sui mutanti. Ed è carinissimo, vero? Perché ci ho giocato anche te, non solo bimbo, come dici tu. Ci ho giocato anch'io. No, è carino, però, davvero. Molto, molto carino. E niente. Questi erano i nostri regalini. Spero che vi abbia fatto piacere questo video, che vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi cosa... Grazie della tonalità, mica stai cantando. Posso finire il video? Cosa avete ricevuto? Sì, lo so, sarei meglio inserire sola. No. Che non ti rompo le palle nei video. E mettetevi un po' le censure se lo volete in tutti i video. Se io trovo almeno un pollice in giù, non mi presenterò mai più. Nemmeno nei vlog. Per cui, tanti pollici in giù. E non se ne parla più. Hai fatto una rima, amore. Ovvio. Ci speriamo comunque di avervi tenuto compagnia. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.